Buongiorno amici sportivi e buona domenica, benvenuti in diretta da Jacopo Segalotto alla Phoenix Arena di Borgo della Vittoria di San Martino, in diretta per l'undicesima giornata del campionato di eccellenza. Calendario quest'oggi ha messo davanti Clivense e Castelnuovo. Ed è iniziata Clivense-Castelnuovo, valevole per l'undicesima giornata di andata del girone A di eccellenza. Ricomincia dalla propria difesa il Castelnuovo con Margotto, palla lunga, però fa buona guardia qui Tobanelli, come al suo solito, Richiello centralmente, Richiello il tiro in verticale per Florian si gira, va a servire Richiello sulla sinistra, rientra col destro Richiello, traversone, tiro in mezzo, Rossitto sul sinistro, Rossitto il tiro, murato un'altra volta, alza il braccio destro Cibin, pallone in mezzo, Florian, la girata di testa di Damien Florian per l'1-0 della Clivense. E arriva, eccolo qui, il fischio, finisce il primo tempo ed è partito il secondo tempo fra Clivense e Castelnuovo, con la Clivense, ricordiamo, in vantaggio 1-0. Pallone lungo per il numero 10 Biasi, che va via Rossitto, attenzione, Biasi entra in area Biasi. Qui è successo qualcosa, ma l'importante è che il pallone non sia entrato. Florian va lui sul pallone, lascia passare Richiello. Allora Florian sul destro, servire sul secondo palo. Cibin entra in area. Cibin il tiro, la traversa, arriva Richiello. Qui è Richiello, si gira molto bene, uno contro uno. È Richiello anche contro Luce. Penazzi uno contro uno, traversone in mezzo. All'indietro Florian, la girata, una mezza rovesciata da parte di Florian, che si gira molto bene e deposita in rete la doppietta personale. Mancano 10 minuti più recupero, ma comunque un 2-0 che fa ben sperare. Lorena avanti, torna questo contropiede, 1 contro 3, Iaquinta la mette giù, Iaquinta una finta, Iaquinta se la porta sul destro, il tiro e la palla che sfila, ma arriva Florian, riesce a tenerla in campo Florian la finta, prova ad andare via il suo diretto marcatore, Florian, ancora Florian sul sinistro, tiro murato dall'ara, qui lui con la fascia al braccio dopo l'uscita di Baleato a servire Cibin, ancora lo scambio, si chiude il triangolo 3-2, Cibin entra in area e la palla che sembrava dentro invece di poco scheggia il palo, ed eccolo qui, è arrivato il triplice fischio da parte del direttore di gara, che sancisce uno la vittoria della Clivense per 2-0 grazie alla doppietta di Florian, e 2 per la Clivense, che si riprende il primo posto